A piedi, chi ha buone gambe, tra fango, sabbie mobili, arbusti per raggiungere l'altro lato della strada lungo questo vallone. A Santa Maria Tuoro di Ariano Irpino sembra che il mondo si sia fermato. Un calvario che dura dal 2003, decine di famiglie impossibilitate a transitare in auto lungo questa strada e tra un po' anche a piedi. È infermiero, non vuole venire a cambiare il cadavere a mio marito. Perché c'ha paura per la strada, perché dici che se vai da sotto muore. Allora l'altro non muore, no, perché sta ammalato mio marito. No, o forse credono che non è vero. Vi siete fatti sentire in questi anni? Sì, tanto, tantissimo, dal 2003 che facciamo battaglie per cercare di praticamente di risolvere questa problematica. Ad oggi non abbiamo visto nessun risultato, nonostante una ultima denuncia che 2-3 anni fa, non ricordo bene la data, presso il commissariato Polizia di Stato di Ariano Irpino, a nulla è servito. Praticamente la strada è completamente chiusa e l'altra di sopra praticamente sta quasi nelle stessissime condizioni, a rischio, diciamo, che può interrompersi e quindi bloccare completamente il transito. Montecalvo da un lato, Ariano dall'altro, siete in ostaggio? Siamo in ostaggio purtroppo, ma non c'è verso di riuscire a risolvere questo problema. Ci avevano tentato almeno 2 anni fa fare quello che già vedete è stato fatto, però purtroppo inutile commentare, i fatti si vedono da soli. Speriamo che si risolva in qualche modo questo problema, perché noi veramente abbiamo un dispendio di energie per poter andare a lavorare tutte le mattine e poi ritornare di nuovo la sera facendo un giro di 15 km a posto di farne 5 o 6 qui per arrivare ad Ariano sul posto di lavoro. Difficoltà anche per chi va a scuola, per i bambini. Naturalmente. Sì, poi non c'è più niente, cioè rimangono intrappolati, il gruppo di famiglie è qui giù, quindi se cade dall'altra parte rimangono intrappolati, di qua non si può uscire e non si sa come fanno, oppure persone anziane che se capita che si sentono male chi ci viene? Un'autoambulanza non ci può passare, cioè non si passa, quindi se mio padre e mia madre si sentono male rimangono là bloccati e non c'è più niente da fare. Siete stati interpellati come Comitato Tutela del Territorio? È una situazione davvero incredibile qui. Incredibile, poco. Siamo rimasti non sorpresi, spaventati. Quella frana di cui parlava la signora è grave. È una situazione che va affrontata ad ora. Vuol dire che domani mattina intendo far intervenire il comune. Domani mattina. Non c'è tempo da perdere. Non si può aspettare. Questa che vedete alle mie spalle è l'unica stradina per raggiungere l'altro versante, dove vedete c'è la gente lì del versante Montecalvo Irpino. Questa è la strada. Questa è la strada che viene, che gira qua, gira Santa Maria Tuoro, gira le poste e poi andiamo a fare lo giro che sono 14 chilometri. Se vogliamo andare per la strada del cimitero sono 18 chilometri che dobbiamo fare. Si stava forse meglio. Quando andiamo a piedi da qua andiamo a Ariano con un cesto di prugni, di pere, di fiche, portiamo a Vennacchiazza, facciamo prima, andando a piedi, prima. Qui siamo dall'altro versante in prossimità del ponte, è un carnevale amaro, signora. Veleno, proprio veleno. E pensa. Ma non neve da oggi. Sono 10 anni. Ehi. Diciamo 70. Prima, dove sta questa frana qua? Mio marito metteva 2 scale per andare, come fa passare per andare a. Veniva a rendi l'acqua. Ci siamo da ambe le parti. Io salivo 2 scale, una qua e un'altra da sopra e andiamo alla strada di sopra. È un problema che interessa Ariano e Montecalvo, giusto? Allora, è una strada che collega bene le zone di Montecalvo, Tressante, Mauriello con Ariano Irpino. È una situazione veramente incresciosa che ci auguriamo che quanto prima qualcuno prenda una decisione o di sì o di no. Cioè, a distanza di 6 anni, ormai sono passati 6 anni, promesse tante, però fino a questo momento non abbiamo ancora ottenuto niente. Cioè, non vogliamo parlare di politica stasera perché sembra che uno lo voglia fare apposta, però la situazione è questa.
Comune di Ariano, Procura della Repubblica, Prefettura di Avellino, Protezione Civile, tutti sono a conoscenza della grave situazione, ma nessuno interviene. Dimenticati da Dio e dagli uomini qui giù in fondo a questo vallone, terreni che restano incoltivati, è impossibile lavorare con i mezzi agricoli. Un'impresa, raggiungere ospedale, scuole, uffici postali e luoghi di lavoro, abitanti costretti a compiere tragitti alternativi spaventosi. Non resta che affidarsi a minibus di fortuna come questo. Mi capita spesso fa questi lavori per trapassare la gente dall'altra parte. Purtroppo non c'è altro mezzo, con le macchine non si passa. Che fai? Allora l'unico mezzo è il mezzo agricolo. Fino a un certo punto. Fino a un certo punto, però più giù, neanche a piedi, ogni stivalone, lunghi pure. E bisogna stare attenti perché qualcuno già si è fatto male. Quindi lasciamo stare gli scherzi.